Fabrizio De André, fatto in rivisitazione jazz, insomma, non è una cosa poi tanto scontata, però è nelle corde di Fabrizio, è sempre stato, perché lui ha sempre osato, ha sempre amato fare delle cose imprevedibili. Poi fare l'esatta copia di Fabrizio non ha senso, ed è bello invece riascoltare le sue canzoni così, con altre vesti, con altri suoni, con altri mondi musicali. E quindi benvenga questa serata jazz sulle canzoni di Fabrizio, che lui sicuramente avrebbe apprezzato molto, con tanta fiducia, perché Luigi Viva, diciamo che è il biografo di Fabrizio, e quindi insomma dice, siamo in ottime mani. E ha sempre amato Luigi, so che da sempre amato il jazz. Fabrizio ha anche amato molto il jazz, lui voleva fare addirittura realizzare l'ultimo album, l'ultimo, quello che sarebbe stato l'album successivo, che si chiamava Notturni, ed era proprio ogni notturno aveva una chiave musicale diversa, grazie Fabrizio, che insomma dopo tanti anni ancora ci riporta a vivere questi momenti, e grazie a voi che siete qua. Palco vuoto è rimasta la sedia di Fabrizio. Il leggio è ancora acceso. In terra giace la sua chitarra. Un improvviso alito di vento, provocato dall'ultima porta che si chiude, fa gonfiare il sipario. Fabrizio De André è volato via.